Mattias Cristaldi ha sfatato un tabù, quello del Giovanni Paolo II, prima vittoria del 2022. E che vittoria, un 4-0 che non ammette repliche. Che partita è stata questa? Sì, purtroppo si è fatta aspettare questa vittoria e non siamo riusciti a dare la vittoria al nostro pubblico prima, ma doveva arrivare per forza perché la squadra era focalizzata al 100%, mentalizzata che oggi si doveva solo vincere. Poi da parte tua una prestazione alla pari di quella dei compagni, diciamo, di un certo livello con gol e assist, insomma, è quello che una punta vorrebbe fare ogni domenica, no? Sì, l'importante, ti ripeto, la vittoria che è stata tutto il gruppo, si è rientrato, quindi è entrato tutti. E abbiamo veramente un bel gruppo dei ragazzi sani che vogliono bene di tutti. La paura era quella di rivedere il solito Nardò, no? Che va in vantaggio e poi perde la lucidità, al primo errore concede le occasioni agli ospiti. Oggi non contiamo interventi di Lovecchio. Che cosa è successo? No, sinceramente non abbiamo sentito questa paura, ci stavamo comunque lavorando, mentalmente stiamo facendo un bel lavoro di squadra e penso che i frutti si stanno vedendo. E ho visto una squadra molto sicura e in nessun momento ho sentito quella paura che stai dicendo, che prima a volte si sentiva, si percepiva. Oggi sinceramente per niente la squadra voleva solo vincere. Una squadra che negli ultimi turni praticamente non ha mai potuto respirare, no? Finalmente si torna a una settimana tipo. Come ci arriviamo fisicamente e mentalmente? Sì, è importantissimo per tutti, per respirare, per recuperare il fisico, anche lavorare, per il mister ovviamente lavorerà, è molto importante avere una settimana per lavorare normalmente, purtroppo giocando domenica, mercoledì non hai tempo di neanche di sfruttare una partita che subito con la testa stai pensando già all'altra e comunque si sente fisicamente, però dobbiamo pensare ad andare avanti e a fare punti. A un certo punto della giornata il Nardò era matematicamente salvo se si fosse fermato il cronometro. Poi i risultati non si sono incanalati tutti nel verso giusto. Adesso occupiamo comunque la prima posizione dei play-out. In questi 180 minuti cosa bisogna tirar fuori? Quale tipo di prestazione? Che tipo di preparazione anche mentale? Quale approccio bisogna avere anche in confronto a squadre come quella di oggi già salvo, ma che il 4-0 poi, diciamo, non è proprio veritiero perché abbiamo visto comunque un sorrento che correva. Certo, no, innanzitutto devi tirare fuori tutto quello che hai perché sono due finali che rimangono e tiri fuori tutto perché quando non ce la fai più alzi la mano e ci sta un compagno fuori che ha ancora più voglia di te, quindi dobbiamo dare tutti il massimo. E poi purtroppo i risultati questi sono un'annata è stata questa e sempre troviamo difficoltà, mai una cosa a favore, dobbiamo lottare anche contro questo, però ne andiamo avanti, lo teniamo contro di tutto e arriveremo al nostro risultato. Nardò è arbitro di se stesso praticamente, quindi quello che gli accade è vietato guardare agli altri. Cioè adesso No, assolutamente. ci sono 180 minuti che necessitano di calcio, di pensare a se stessi, di pensare alla squadra. No, assolutamente, noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo pensare alla vittoria, a vincere per tirarci fuori da tutto, anche perché lo meritiamo, sinceramente questa squadra, lo ribadisco già detto in passato, questa squadra non merita purtroppo questi posti in classifica, questa squadra, questa piazza e i tifosi. Quindi dobbiamo stare tutti uniti per queste due finali che ci rimangono, anche i tifosi tutti insieme come lo sono stati oggi, che sono stati spettacolari. Sono la nostra forza, poi ti ripeto, dobbiamo pensare solo a noi stessi a vincere e ad arrivare al nostro obiettivo. Tu come ci stai arrivando fisicamente a questi 180 minuti finali? Sei stato, diciamo, sempre, no, sul pezzo? Sei stato utilizzato? Hai sentito la fatica di questi impegni, lunghi viaggi? Assolutamente che la fatica si sente anche come stai dicendo per i viaggi, le trasferte a Napoli, 6-7 ore di pullman, in 3 giorni avevamo fatto 24 ore di pullman, si sente, però per fortuna abbiamo questa settimana per recuperare.
migliorare sia fisicamente che mentalmente per arrivare al 100%, al 110% queste due finali che ci rimangono. Ci racconti il gol che oltretutto è stato di ottima fattura sia nella costruzione che nella finalizzazione, non facile. Il gol, avevo parlato con Cancelli, gli ho detto vedi che questo da solo, lui ha preso la palla e mi ha fatto un grande assist, poi ha fatto stop e stavo vicino alla porta, però il merito è tutto suo, mi ha fatto un grandissimo assist vicino alla porta. Hai una promessa da farti in queste due partite finali? A te stesso? No, un mio obiettivo personale è arrivare a top di gol, però ti ripeto, la cosa più importante, anche se sto sotto porta o ho un compagno disponibile, la passa al compagno, basta che la squadra vince, si salva, perché l'obiettivo di tutti è il più importante. Grazie Matteo. Grazie a te.